Buongiorno, benvenuti al nostro consueto appuntamento con le notizie da Borsa Italiana. Sul Sole 24 Ore di oggi, ma anche su tutti gli altri giornali, il CDA Fiume di Cassa Depositi e Prestiti per approvare conti, piano industriale e lista dei 10 nomi utili per il rinnovo del CDA. Tempini, sappiamo già da ieri, entra nel CDA in team in rappresentanza di Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa definisce anche l'offerta vincolante su ASPI. La proposta del consorzio, ma leva compresa, dovrebbe aggirarsi intorno ai 9 miliardi per il 100% della controllata Atlantia, quindi quasi 8 per la quota in questione, pari all'88%, ed è comunque soggetta a molte condizioni. Il board della holding Benetton venerdì potrebbe decidere di rimettere all'assemblea la soluzione finale. In particolare Repubblica e Stampa, rispettivamente a pagina 24 e a pagina 18, evidenziano che il prezzo resta il nodo principale, dato che i soci di Atlantia, come TC, hanno ribadito pochi giorni fa che per loro la valutazione della società è tra 11 e 12 miliardi. Il giornale, pagina 18, anticipa che in caso di successo dell'acquisto, la Cassa con il suo 51% punterà a una rete più moderna e a una governance più stabile. Andiamo adesso a Cattolica Finint. Finint punta al 10% di Cattolica. La banca lavora alla costruzione di una cordata per l'operazione. Riportati su Milano Finanza, Sole 24 Ore, Repubblica e Stampa, contatti con imprenditori del nord-est ed internazionali. Nel mirino le azioni proprie che la compagnia deve vendere entro fine anno, con l'obiettivo di controbilanciare il peso delle generali nella compagnia veronese. Per ora contatti informali con aziende e regolatori. L'operazione è amichevole. Resta il nodo chiave del prezzo. Il giornale a pagina 20 evidenzia in breve che l'ipotesi Finit piace alla borsa. Il titolo Cattolica infatti ieri ha chiuso in rialzo del 2,45% a 4,26 euro, in controtendenza rispetto al FTSE MIB, segno che gli operatori stanno scommettendo sulla buona riuscita dell'acquisizione. Carige in rosso per 185 milioni, il doppio, ricordiamo, del previsto. Necessarie le nozze entro l'anno, dice Milano Finanza a pagina 11, ma anche il Sole 24 Ore a pagina 14 e il giornale a pagina 19. La maxi perdita registrata tra febbraio e dicembre 2020, 11 mesi successivi al commissariamento, è principalmente imputabile alla crisi pandemica che ha triplicato le perdite e impone il rinvio dei target di un anno. Nel quarto trimestre, tuttavia, la banca ha incrementato i ricavi in linea con il piano, in crescita anche gli indicatori di solidità patrimoniale. Una buona notizia, Antares Vision, quotata sull'AIME, è attiva nei sistemi di controllo di qualità, tracciature, gestione intelligente dei dati, è pronta per il passaggio al mercato principale. L'assemblea dei soci infatti ha approvato ieri il progetto di quotazione sull'MTA, segno che l'AIME risponde quindi per le buone società a questa sua funzione di preparazione al mercato ufficiale. E adesso vediamo forse a quella che è la notizia più succolenta della giornata e è capace di lasciare il segno. La stretta sulle criptomonete, Milano Finanza in prima e a pagina 2. Lagarde chiede alla Commissione UE di porre veto sulle asset reference token. La BCE, nel parere ufficiale sul regolamento UE, chiede la competenza esclusiva sulla valutazione delle stablecoin, autorizzando ogni nuova emissione. La BCE sottolinea inoltre i rischi per la politica monetaria, i pagamenti, la disponibilità di safe asset e la solidità delle banche e delle monete digitali. Questo è il senso di un parere ufficiale firmato da Christine Lagarde sul regolamento UE sui crypto asset. C'è chi parla di nuova guerra valutaria in materia, che vede la BCE chiedere un veto sulle valute digitali, mentre in Italia si pensa
di tassarle. Il Movimento 5 Stelle appronta una legge, Milano Finanza a pagina 2, per far denunciare i proventi dell'investimento digitale e creare una cornice per la tassazione delle criptovalute. Intanto, l'ostilità mondiale delle autorità mette paura anche al Bitcoin, che va sotto i 50.000 dollari, Milano Finanza sempre a pagina 2. Per il Corriere, a pagina 41, pesano Must, Gates, Yellen, Bloomberger per Tesla. Il Sole, a pagina 5, segnala che la caduta del Bitcoin farà tremare gli indici USA e ne rintraccia il motivo dello stretto legame creato da Elon Musk tra Tesla e Bitcoin, con le quotazioni della casa automobilistica molto influenzate dall'andamento della criptovaluta. Il Sole, a pagina 14, segnala anche che la borsa per le criptovalute Bitfinex, fondata all'italiano De Masini, ha raggiunto un accordo ad asset attivo per 18,5 milioni di dollari con la Attorney General di New York, ponendo una pietra sopra l'accusa di aver occultato le perdite dei clienti e di non aver coperto con sufficienti dollari la valuta Tether, come promesso. Infine, il Messaggero riporta che la Fed sta valutando con attenzione la possibilità di un dollaro digitale, come ribadito dal presidente Powell. Bene. Anche oggi concludiamo questo breve cenno da Borsa Italiana e un saluto a tutti e buona giornata, ricordando che le opinioni sono espresse a titolo personale.